Allora. Buonasera e benvenuti alla serata che noi abbiamo voluto ricordare, per ricordare Giorgio Papangelo. Io in modo particolare sono sempre stata legata, poi nel tempo, durante la serata racconterò i miei aneddoti di vita, ma comincio proprio da questo momento, che è il momento del canto, e cioè Tonino Papangelo, ogni volta che noi chiedevamo di realizzare qualcosa, era sempre molto pronto. Lui aveva una penna felice, scriveva velocemente. Voi pensate che io ho conosciuto Tonino Papangelo quando avevo 18 anni. Il mio primo incontro con Tonino è stato quello, probabilmente quelli di sopra non sanno che noi abbiamo cominciato, quindi se per favore ricordate poi a dire che c'è confusione, lui si sente pronto. Avevo 18 anni quando io ho conosciuto Tonino Papangelo e io non sapevo parlare assolutissimamente nessuna parola dialettale, perché io mi sono trovata nella generazione che bisognava saper parlare bene l'italiano, e quindi a casa, nonostante mio padre parlasse perfettamente il dialetto, a noi non c'è mai stato lo stimolo di insegnarlo anche a noi figli a parlare il dialetto, perché era il periodo che bisognava saper parlare bene in italiano. Quindi io in primis, quando lui è arrivato, che me lo ha portato un altro, che lo ricorderemo, infatti abbiamo preso questa decisione che in una serata poi ricorderemo il professor Calabrese e Mario Ventura, che ci sembra giusto e doveroso fare un ricordo di queste altre due personalità di Luna. E stavo dicendo, quando noi abbiamo cominciato, io ho cominciato con lui la prima volta, lui è arrivato a casa mia, me lo ricordo come se fosse ora, accompagnato da Mario Ventura, e mi dice: dobbiamo fare musicale delle mie poesie. Vabbè, che lui scrivesse il dialetto, a me, cioè non lo sapevo neanche, un primo tempo io pensavo che lui scrivesse in italiano. Dopodiché lui è salito, si è sistemato tutto quanto e mi ha detto: tu lo conosci il dialetto? Ho detto sì, cioè se uno mi parla lo capisco, mi parla, comunque parla il dialetto, e lui gli rimando: no, io sto parlando del dialetto che si parlava tanti anni fa, dice sì, questo è un dialetto dei nonni. Ora, dopo tanti anni di esperienza, io posso dire che effettivamente il dialetto di Papangelo è il dialetto arcaico, è il dialetto di suo nonno, quindi pensate che tipo di dialetto noi abbiamo dovuto imparare. E quindi con lui abbiamo cominciato questa collaborazione. Lui leggeva le poesie e io al pianoforte le musicavamo, cioè facevamo come un accompagnamento. Abbiamo fatto tantissime serate, tantissime esperienze bellissime, è un ricordo bellissimo proprio per questo fatto, perché mi ha fatto scoprire un mondo che per me era praticamente sconosciuto, fatto di termini nuovi, fatto di storie nuove, di elementi del mio paese che non conoscevo e che grazie invece a Tonino ho imparato a conoscere. Ora vi devo dire una cosa, qui è presente mia zia, vengo da una famiglia di artisti, io lo so, presento, mia zia insegnava a scuola, quindi le mie esperienze teatrali sono cominciate con mia zia, e ricordo la sua prima messa in scena di Papangelo l'abbiamo fatta nel cinema teatro Castello. Furono fatti tre momenti diversi, uno si chiamava Umut, cioè lei che sta seduta in sala, che faceva parte di quella alunna della maestra Pappadopoli che recitava, cioè era Umut facevamo, poi c'era Ushurnatir. E vi devo dire, a Papangelo, col fatto che abitava nella zona di San Domenico, curiosamente, nonostante noi siamo una cittadina marinara, lui prediligeva l'attività contadina. E quindi io ho conosciuto molti termini della civiltà contadina, non di quella marinara. Però poi facciamo anche un momento di quella marinara. Poi abbiamo fatto
la scuola, ho imparato faccetta nera, signori, non sapevo manco cosa fosse andare a studiare il testo, perché noi raccontavamo di quello che cantavano quando lui andava a scuola. Quindi abbiamo, ho imparato attraverso Abatangelo veramente tantissima storia. Quello che ora loro vi faranno ascoltare, e vi posso assicurare, l'ho insegnato a tante generazioni di ragazzini. Nessuno parlava il dialetto, imparavano i canti così. Ho insegnato a questi signori che dicono di parlare il dialetto. No, loro parlano il dialetto e lo parlano anche bene, ma loro parlano il dialetto moderno. Imparare il dialetto di Abatangelo, non vi nascondo che è stato molto, molto complicato per loro. Questi sono tre brani che io, in tre momenti diversi della mia vita con Abatangelo, ho musicato. Il primo che ascolteremo si chiama Le Spigolatrici, lo scrissi appositamente per uno spettacolo teatrale che avevo fatto io con il liceo di Mura. Loro facevano la giara di Pirandello, però c'erano delle contaminazioni del nostro territorio. Quindi io chiamai Tonino e gli dissi, perché così avveniva sempre, Tonino, io devo fare questa cosa, mi devi scrivere dei versi? E lui mi diceva, che di cosa ti devo raccontare? Ah no, quello che succedeva. Allora, nell'occasione appunto del primo brano che loro mi faranno ascoltare, che è Le Spigolatrici, appunto veniva da questa contaminazione della rappresentazione della giara di Pirandello. E lui riuscì a trovare questi due personaggi tipici delle nostre campagne mulesi, che erano le spigolatrici, che non erano altro che quelle donne che andavano a raccogliere le olive dai le famosi nei terreni, cioè gli uomini facevano la spuatura dell'albero, cadevano le olive, e quello che avanzava per terra andavano queste donne che le raccoglievano e a loro volta se le vendevano. Quindi lui mi scrisse questo testo. Invece il secondo brano è Pussomon, lo facemmo proprio per quella cosa che vi ho detto al Cinema Teatro Castello, ed era un giro tondo del mondo che i bambini si rincorrevano e cantavano, e lo musicammo proprio come giro tondo. L'ultimo brano invece, e qui ci sono alcuni presenti del gruppo, perché Abatangelo ha scritto spesso i testi per il carrettone, cioè sempre i testi per il carrettone, sempre su una mia sollecitazione, perché avevo bisogno di un brano scherzoso nel periodo di carnevale. Lui mi disse, c'era un altro personaggio che veniva preso tra virgolette in giro, ma che in quel momento non potevamo utilizzarlo, allora mi disse va bene, scriverò un testo ex novo. E questo brano, Camioc, è stato eseguito da Tonino Senato, non so se c'è, vedo Benedetto ma non vedo Tonino, fu fatto praticamente, fu fatto da Tonino Senato insieme ad altre persone appunto sul carrettone. Quindi mi sembrava giusto riproporre questi tre momenti di vita di Abatangelo e farvi capire, iniziarvi a riportare nel mondo di Abatangelo, che non è certamente il nostro mondo, ma pensate di andare veramente tanti, tanti, tanti anni fa. Grazie. Thank you.
vuol dire il dialetto oggi? Io innanzitutto partirei da che cosa vuol dire la lingua locale, perché se consideriamo che la lingua italiana è abbastanza giovane, è fresca rispetto ai 2000 anni che noi abbiamo, perché quando è arrivata a Roma, io parlo di Bari, quando è arrivata a Roma noi avevamo già 5 secoli di